Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista del Sole 24 Ore. Buonasera Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Buonasera Alessandro buonasera. Sallusti, direttore del giornale. Buonasera. E buonasera, benvenuto Rino Rapuoli, microbiologo, direttore scientifico di GSK Vaccines di Siena e coordinatore del MedLab di Fondazione Toscana Life Sciences. Allora, appena insediato, Draghi dovrà dare risposte certe e veloci sul contrasto alla pandemia che sta diventando sempre più insidiosa, mentre la Lega con Salvini continua a lanciare provocazioni su molti argomenti diversi. Subito dopo la pubblicità. Alessandro Sallusti, tra i nuovi positivi al coronavirus ci sei anche tu. Allora, innanzitutto, come stai? Sai come hai preso il virus e sai se è una variante? No, sto bene, sono completamente asintomatico, non ho idea di come l'ho preso. L'ultima movida l'ho fatta 40 anni fa, quindi immagino di averlo preso sul lavoro o in famiglia, insomma, non facendo il matto. Non so se è una variante, l'ho scoperto per caso solo perché dovevo fare un check-up medico, quello annuale che noi anziani facciamo ogni anno, e l'ospedale giustamente mi ha chiesto il tampone per poter entrare e il tampone è risultato essere positivo, se no non mi sarei neanche accorto, onestamente. E però non hanno fatto anche un check su se c'è una variante di del coronavirus oppure se... No, probabilmente loro lo sanno, a me appassiona poco, sono anche un po' imbarazzato perché con tanta gente che lo prende e sta male, averlo, essere qui insieme a voi è quasi imbarazzante, quindi no, insomma, meno va bene male, così però... quello che è. Scusa, direttore, meno male che sei asintomatico. Professor Rapuoli, allora, intanto grazie di aver accettato il nostro invito perché sono mesi che la invitiamo. Lei è un'eccellenza mondiale nella ricerca medica e c'è ovviamente grande attesa per la sua cura anti-coronavirus. Quindi quando saranno disponibili i suoi anticorpi monoclonali? E come si somministreranno? Con una compressa, con un'iniezione? Dunque, i nostri anticorpi monoclonali, dopo un lungo periodo di ricerca e di sviluppo, adesso stanno per entrare in prove cliniche. Se tutto va bene, saranno disponibili prima dell'estate e si somministrano con una iniezione. E devono essere conservati a temperature molto basse e quando dice se tutto va bene prima dell'estate, quale potrebbe essere l'ostacolo più grosso? L'ostacolo è quando si fa ricerca non si è mai certi del risultato perché non si arriva in fondo. L'ostacolo che abbiamo sono i risultati delle prove cliniche di cui siamo molto confidenti, ma finché non saranno fatti non lo sapremo. Nel frattempo... Quando li comincerete? Sì. I trial clinici? Sì. Quando comincerete i trial clinici? Cominceremo prestissimo, probabilmente nelle prossime settimane. Mm-hmm. Essenzialmente è tutto pronto, abbiamo tutti i permessi, quindi sono pronti per partire. Gli anticorpi si conservano in frigorifero a 4 gradi, sono stabili per lungo termine, quindi non danno problemi particolari. Senta, ci sarà una produzione di massa in modo che la cura potrà essere disponibile per tutti e da somministrare solo però in ospedale? Dunque, la ragione per cui li somministriamo per iniezione è perché vorremmo evitare che tutti debbano andare in ospedale per poter somministrare gli anticorpi, quindi che sia una cosa
che possa essere fatta alle persone positive anche quando sono senza necessariamente andare in ospedale. E gli anticorpi monoclonali saranno efficaci anche contro le varianti del coronavirus? Dunque, i nostri gli anticorpi monoclonali che abbiamo sviluppato noi sappiamo che sono efficaci contro la variante inglese, quella sudafricana e quella brasiliana. Devo dire che non tutti gli anticorpi monoclonali sviluppati da altri gruppi sono efficaci contro queste varianti, infatti molti degli anticorpi monoclonali non sono più efficaci. I nostri per ora sono molto buoni e stanno resistendo a tutte le varianti. Professoressa Viola, lei ha parlato spesso anche qui da noi degli anticorpi monoclonali, ma è un po' scettica della loro efficacia sulle varianti, però il professore adesso ci ha appena detto che invece i suoi anticorpi monoclonali sarebbero efficaci. Beh, i suoi, se il professor Rappoli lo dice, io non posso che credergli, ma come ha detto lui stesso, gli altri anticorpi, quelli che altre ditte hanno prodotto, hanno un'azione limitata, un'efficacia limitata nei confronti di alcune varianti. Quindi non c'è scetticismo, semplicemente dobbiamo essere consapevoli del fatto che la generazione, lo sviluppo di varianti che abbiano delle mutazioni nei siti, in alcuni siti specifici della proteina spike, possono mettere in discussione questa terapia. È ovvio che poi però la ricerca va avanti e cerca di sviluppare appunto degli anticorpi che non vengano messi in discussione dalle varianti, come diceva appunto il professor Rappuoli. Professor Rappuoli, gli anticorpi monoclonali possono sostituire anche per un breve lasso di tempo i vaccini? Dunque, io credo che per combattere questa pandemia noi abbiamo bisogno sia degli anticorpi sia dei vaccini. Sono complementari e gli anticorpi servono per le persone che sono già... Adesso abbiamo un problema di connessione, aspetti più. Professore, che torno subito da lei appena abbiamo ristabilito una buona connessione. Lina Palmerini, allora... Dopo questa parentesi... Intanto una buona notizia. Intanto una buona notizia, sì. Ottima sì, notizia. Sì, perché le varianti, le varie inglese, sudafricana, brasiliana, insomma... certo. Hanno... Adesso aspetta che è tornata buona la connessione col professor Rappuoli. Allora, possono sostituire il vaccino anche se solo per un breve lasso di tempo? E sarà una cura costosa? Ecco, niente, è risaltato e stasera butta così. Allora, però, Lina Palmerini, sì. Siccome domani Draghi presenterà il suo programma per ottenere la fiducia al suo governo in Senato e, diciamo, sul contrasto alla pandemia, ci sarà un cambio di passo chiaro, netto, visibile? Ma io mi aspetto innanzitutto ci sarà o si impegnerà a diciamo, fare una programmazione di chiusure e aperture in maniera diversa da quella che è stata fino adesso. Io prendo l'ultima decisione, quella sullo sci, sugli impianti sciistici. Insomma, l'annuncio a sorpresa, abbiamo visto, non solo crea disorientamento, ma crea dei danni economici, perché comunque le imprese e le attività produttive si organizzano per le aperture. Quindi ci sono dei costi e delle spese da affrontare, quindi mi aspetto una programmazione meno dell'ultima ora, anche perché se non c'è questa programmazione diventa inefficace anche tutta la mole di denaro messa a disposizione dei ristori. Ricordiamoci che ci sono 32 miliardi già votati con il precedente governo e quindi si aspetta anche il decreto per questi ristori e non ha senso, diciamo, bruciarli con degli annunci a sorpresa. E poi mi aspetto dei dettagli sul piano vaccinale, perché fino adesso abbiamo fatto una campagna vaccini per categorie, adesso invece ci dobbiamo preparare a una campagna vaccini di massa, quindi questo comporta comunque, innanzitutto vorrei capire l'approvvigionamento di vaccini, cioè certo. come ci procureremo i vaccini, se sarà possibile produrli in Italia, e poi anche l'organizzazione, la struttura, il coordinamento con le regioni, se ci sarà una struttura dedicata, perché ho letto di 300.000 vaccinazioni al giorno, mi sembra diciamo un'impresa
da affrontare con una struttura organizzativa che massiccia. Ancora non vedo. Alessandro Sallusti, tu hai scritto oggi che Draghi dovrà scegliere se stare con le imprese o col ministro Speranza, ma non è un po' mal posta così la domanda? Sì, è mal posta, ma è una provocazione, nel senso che, come diceva adesso la collega, meglio di quanto lo dica io adesso, quello che crea sconcerto è la Babele. La Babele crea ansia, l'ansia crea paura, la paura crea incertezza, con tutto quello che ha appena detto la collega. E quindi io spero che una delle novità del governo Draghi sia la voce unica. Non perché dobbiamo essere sotto una dittatura, ma perché gli italiani hanno diritto di sapere dal Presidente del Consiglio se la linea che intende intraprendere è una linea, per semplificare molto, aperturista o chiusurista, ammesso che si dica così. E io credo che su questo Draghi qualche problema lo avrà, perché lui è abituato a navigare nel mondo bancario, ovattato delle banche, delle istituzioni finanziarie, economiche, dove la voce è unica, è quella del capo, e tutti i colonnelli si adeguano, e se per caso qualcuno non si adegua finisce nella filiale di Canicattì. Invece la politica è democrazia, in democrazia i leader politici esternano ogni giorno, esternano perché ci credono, per accontentare il loro elettorato, per manie di protagonismo. Sta di fatto che hanno il diritto di esternare, e il silenzio di Draghi di questi giorni aumenta la cassa di risonanza della Babele, e gli italiani ne capiscono sempre meno. Quindi mi auguro che il Presidente del Consiglio prenda in mano la situazione nella sostanza, ma anche nella forma, cioè ci dica che cosa vuole fare. Sì, mi viene da dire, Alessandro Sallusti, che non è che in tutti i paesi i politici esternino così tanto quanto quelli italiani. In Italia è lo così. Dico solo, ma poi siamo anche in una fase un po' tanto critica, forse un po' di moderazione ci vorrebbe. Allora, è tornato con noi il professor Rappuoli. Le chiedo intanto subito un parere su quello che ha detto Sallusti, cioè anche secondo lei il governo, il mondo della scienza dovrebbe sulla pandemia parlare con una voce unica, che c'è, siamo davanti a una Babele che in realtà confonde moltissimo anche l'opinione pubblica, e è corretto porla tra aperturisti e chiusuristi, come diceva Sallusti? Draghi dovrà in qualche modo schierarsi? Ma io credo che la scienza non ha molti dubbi e molte opinioni, la scienza è basata sui fatti, e quindi seguire i fatti e prendere le decisioni giuste credo che sia quello da fare. I fatti sono fatti di numeri, di infezioni, di vaccini, di anticorpi e così via. Non c'è molto spazio per opinioni. Per le opinioni. Senta, professor Rappuoli, quindi i suoi anticorpi monoclonali possono sostituire per un breve lasso di tempo i vaccini? Se uno si ammala con la sua cura, se viene somministrata subito, non avrà sintomi molto gravi e non rischia di morire, se ho capito bene, e sarà una cura costosa? Dunque, diciamo che noi... Niente, non riusciamo a sapere le cose... Aspetti, vada, professor Rappuoli. Dicevo che avremo bisogno sia di anticorpi monoclonali che di vaccini. Gli anticorpi monoclonali sono importanti per le persone che sono già positive al tampone, quindi positive. Lì i vaccini non possono fare niente perché è troppo tardi. Gli anticorpi monoclonali possono dare anche una protezione a breve termine, immediata, ma non possono dare una protezione a lungo termine. La protezione a lungo termine, la protezione di massa, si può ottenere solo con i vaccini. Quindi abbiamo bisogno di entrambi, e quindi è costoso. È importante che appunto li sviluppiamo tutti e due. Sarà una cura costosa? Dunque, gli anticorpi monoclonali finora sono stati usati soprattutto per curare tumori, e in genere sono molto costosi.
grazie alle nuove tecnologie, adesso per, nel caso del Covid abbiamo sviluppato degli anticorpi monoclonali molto più potenti, quindi che possono essere somministrati in quantità più piccole, sono meno, dovrebbero essere meno costosi, almeno questa è la nostra ambizione, di produrre degli anticorpi che possono essere disponibili non a costi esuberanti. E sono salvavita nel caso del coronavirus? Esatto, gli anticorpi monoclonali, essenzialmente il loro uso migliore è di darli appena le persone sono positive al tampone, le persone ad alto rischio non gli dà gli anticorpi, e con gli anticorpi guariscono presto, se guariscono presto non hanno la malattia grave, se non hanno la malattia grave non vanno in ospedale, quindi dovrebbero essenzialmente risolvere il grande problema di riempire gli ospedali e riempire le terapie intensive. Grazie, grazie professor Rappuoli. E ovviamente... siccome mi ha fatto parlare di vaccini, le volevo anche, e se ne parla così tanto, dalla mia esperienza di vaccini volevo scambiare un attimo qualche idea, perché oggi quello che che vedo è che tutti parlano e fanno polemica sui vaccini, eccetera. E io mi ricordo che un anno fa, quando la gente mi chiedeva, ma quando avremo i vaccini? Io con 40 anni di esperienza di fare i vaccini dicevo, guardate, se siamo fortunati ci vorranno 18 mesi, magari 3 anni, e quindi dicevo, questo è il meglio che possiamo sperare. Poi invece grazie alle tecnologie moderne, il fatto che abbiamo potuto ottenere e usare delle tecnologie nuove come l'RNA, grazie alla cooperazione mondiale tra pubblico e privato, i vaccini è stato un miracolo, li abbiamo avuti in 10 mesi, li stiamo già usando e è un miracolo, dovremmo essere contenti di avere i vaccini, di avere persone che sono già vaccinate, certo. E quindi smettere di polemizzare, come dicevamo prima, e essere contenti del miracolo che abbiamo. Senta, professore... A proposito di vaccini, l'AstraZeneca dovrebbe anche in Italia essere somministrato agli over 65. Lei è d'accordo? Anche questo possono avere tutte le opinioni. Tutti i vaccini che abbiamo oggi sappiamo che proteggono dalla malattia grave e che in genere le persone... anche se vengono infette non vanno in ospedale e non hanno mai la malattia grave e quindi non rischiano la morte. Quindi tutti i vaccini sono buoni, ci saranno alcuni che proteggeranno un po' più dall'infezione e altri meno, ma alla fine lo scopo principale di questi vaccini è appunto di evitare la gravità della malattia. Volevo dire over 55 fino ai 65 anni, sì. Ovviamente. Professoressa Viola, lei voleva interloquire? Volevo dire, solo per correttezza di informazione, proprio perché il professor Rappuoli ha giustamente ricordato che la scienza si basa sui fatti, per dare la corretta comunicazione alle persone dobbiamo ricordare che gli anticorpi monoclonali sono ancora in sperimentazione, quelli del professor Rappuoli devono ancora iniziare la sperimentazione, quelli che sono stati approvati per uso d'emergenza in Italia sono ancora in sperimentazione, nel senso che non abbiamo dei dati solidi che dimostrino che questi anticorpi siano veramente in grado di funzionare. Quindi abbiamo dei dati preliminari su dei piccoli numeri che dicono che sono promettenti, come diceva il professore, nel bloccare l'evoluzione della malattia nei soggetti a rischio, ma siamo ancora in una fase di verifica dell'efficacia di questi farmaci. Non sono dei farmaci approvati al momento per l'uso, per la terapia. È quello che abbiamo detto insieme al professor Rappuoli, ovviamente. Grazie professor Rappuoli e ovviamente buon lavoro. Professoressa Viola, due cose rapide. Lei è d'accordo con i colleghi che chiedono restrizioni più dure fino ad arrivare a nuovi lockdown, anche per evitare che le varianti del virus compromettano la campagna vaccinale, e lei si aspetta un'impennata dei contagi nelle prossime due settimane? Sì, mi aspetto un'impennata dei contagi se non si interviene con delle chiusure, appunto delle restrizioni maggiori, che non devono essere necessariamente un lockdown di due settimane, anche perché
francamente funzionerebbe relativamente, in quanto poi una volta che si riapre le varianti ricomincerebbero a girare. Bisogna però riadattare le nostre misure di contenimento al virus che è cambiato, che è più contagioso e più trasmissibile. Quindi certamente non è il momento di pensare ad aperture e bisogna rivedere il sistema di contenimento in maniera molto specifica, ma soprattutto dobbiamo seguire le varianti. Lina Palmerini, quindi accanto a questo grosso problema di una strategia efficace contro la pandemia, il Presidente del Consiglio Draghi deve anche così, ha anche a che fare con una maggioranza un po' irrequieta. Il più agitato di tutti resta Salvini, che per esempio oggi a una domanda sull'euro ha detto: di irreversibile c'è solo la morte. Draghi sarà molto contento di questa che è solo una provocazione. C'è solo la morte. Non facciamo gesti poco raffinati, ma sono solo delle provocazioni, perché poi naturalmente le provocazioni di Salvini provocano delle reazioni in serata. Zingaretti ha detto che non bisogna fare i furbi, che non può essere una guerriglia quotidiana, che bisogna tutti essere seri, responsabili, ma non mi pare. Non lo so, ma secondo me se c'è una cosa che ci ha lasciato questa crisi ultima politica è che i leader comunque sono in grado di dire tutto il contrario di tutto nel giro anche di una settimana, non solo di un mese, per cui secondo me sta anche a noi fare la tara su quello che dicono e quindi prendere sul serio alcune cose e non prendere sul serio altre cose. Io credo che le ragioni per le quali Salvini ha deciso di appoggiare Draghi siano intatte, siano molto profonde e molto forti. L'abbiamo detto mille volte, dipendono dalla sua base elettorale, da aree produttive. Parte della sua base elettorale. Gran parte della sua base elettorale, dalle aree produttive del nord, da una parte del suo partito, i governatori, i sindaci, eccetera. Quindi quelle ragioni sono intatte, per cui lui in questo governo ci sta. Tra l'altro credo che anche non solo i ministri che sono stati scelti per far parte di questo governo, cioè Giorgetti, Garavaglia e la Stefani, ma anche le caselle che sono state assegnate alla Lega rafforzano questo legame tra appunto il partito, i leghisti e la loro base elettorale, perché Giorgetti ha lo sviluppo economico, Garavaglia ha il turismo, quindi questo rende ancora più impegnativa la presenza della Lega nel governo. Non sarà facile disimpegnarsi quando c'è una missione molto precisa della Lega sul fronte delle attività economiche. Alessandro Sallusti, sei d'accordo e dovremmo semplicemente abituarci ad avere questo Salvini-Giano bifronte, per cui mentre organizza gli incontri bilaterali con i leader degli altri partiti, contestualmente fa l'antigovernativo, spara a zero, è una cosa alla quale anche Draghi dovrà abituarsi, e Salvini ha paura di lasciare troppo spazio alla Meloni, e si può essere di lotta e di governo in questo momento poi? Ma quest'ultimo punto credo sia un punto vero, cioè Salvini è condannato a marcare a donna la Meloni. Però voglio dire, io non mi impiccherei nemmeno ogni giorno alla frase di Salvini, perché sennò diventiamo matti. È vero che dobbiamo fare il nostro mestiere, non dobbiamo censurare nessuno, però io penso che in queste ore tutto rimbombi in una maniera incredibile proprio per il silenzio di Draghi. Domani Draghi parla al Parlamento e quindi agli italiani, e quindi da domani quantomeno avremo qualcosa di serio su cui discutere, non l'euro sì, l'euro no, che sono pagliacciate, no? Da domani Draghi ci illustrerà il programma, e allora lì sì che sarà legittimo che ognuno dica che cosa ne pensa, ma parliamo sui fatti, parliamo sulle robe, non parliamo dei massimi sistemi, no? Siamo ancora qui adesso, dentro l'euro, fuori l'euro, chi se ne frega. Salvini ha detto una cavolata, punto. Sì, non si può. L'unica cosa, secondo me, invece, che è un segnale, è un po' è quello anche che dovrà dire Draghi domani, è che tipo di rapporto stabilisce con la politica.
perché quello è un punto di domanda, cioè come, con quale metodo verranno prese le decisioni, quale sarà il mix tecnici-politica, quello è un punto, cioè si regolerà come è stato nel passato con i capi delegazione, ci sarà un incontro con i leader. Io credo che un tema forte di questo governo sia proprio quello di stabilire un rapporto di reciproca utilità tra Draghi e i partiti, certo, perché quello che deve innescare è la collaborazione di tutti, perché ha bisogno della politica e del consenso, ha bisogno di una macchina amministrativa che funzioni, e la reciproca utilità per i partiti è non soltanto che Draghi governi bene i primi 100 giorni, ma che metta in sicurezza, diciamo, l'Italia su un percorso di crescita. Lì ci può essere uno scambio e si potrà poi parlare anche di durata del governo, di approdo al Quirinale, eccetera, eccetera. Quindi lui deve lasciare un paese in buone condizioni per quando ci saranno poi le elezioni, e in questo, diciamo, è un po' il metodo Ciampi, che non è soltanto il mix ministri, certo, tecnici e politici, che la ma un grande oggi scambio, è molto, come molto, fu la politica dei redditi. Molto più difficile, no? Rispetto all'era Ciampi. Professoressa Viola, le voglio chiedere rapidamente un paio di cose. Allora, oggi il governatore della sua regione, il Veneto, Zaia, chiede il via libera per acquistare in proprio oltre 20 milioni di vaccini che ha reperito sul libero mercato con degli intermediari. Dovrebbe ottenere questo permesso e dovrebbe poterlo fare anche il commissario Arcuri, diciamo, sganciandosi dagli accordi europei? Ma no, assolutamente no. Cioè, non, gli accordi sono rispettati, le dosi sono assegnate, non ci si può sganciare e muoversi sul libero mercato di fronte a una cosa così importante. Lo escludo completamente. Lo esclude. E senta, il nuovo, abbiamo un nuovo governo, molti pensano anche che si debba avere un nuovo comitato tecnico scientifico, manco a dirlo per primo Salvini. È corretto impostarla in questo modo? Dovrebbe cambiare? Ma sa, io da sempre le ho risposto che secondo me non si deve cambiare durante una pandemia in atto. Il CTS ci ha messo parecchio per rodare, per trovare la strada giusta. E cambiare in questo momento davvero non avrebbe senso. Noi abbiamo bisogno, come ho già detto tante volte, di cambiare passo, ma non di cambiare direzione. Quindi va supportato il CTS, deve lavorare bene, e poi sono dei tecnici che non dovrebbero avere nulla a che vedere con il cambio dei politici. Chiaro. Anche se delle volte i tecnici cercano di sostituirsi un po' alla politica, no? Prendendo, anticipando magari, o sponsorizzando delle scelte. Ti stai riferendo al consulente del ministro Speranza, sì. Ricciardi, che ha creato un po' un putiferio. Sì, insomma, ecco, bisognerebbe essere un po' più oculati, probabilmente. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché la pandemia ha effetti psicologici anche sui più giovani, a volte anche devastanti. Guardate. Un'intera generazione di bambini sta facendo le sue prime esperienze di vita in un mondo dominato dalla paura del coronavirus. Secondo gli studiosi interpellati dallo Spiegel, il disagio psicologico è paragonabile a quello vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Agli effetti che la pandemia sta provocando sulla sfera emotiva dei minori è dedicato un volume della Erickson intitolato Bambini, adolescenti e Covid-19, che analizza e documenta la condizione di forte stress provocata dalla pandemia. Nel 65% dei bambini al di sotto dei 6 anni e nel 70% di quelli di età compresa tra i 6 e i 18 si registra un incremento dell'irritabilità, dei disturbi del sonno e dell'ansia. Sono aumentati gli atti di autolesionismo e i tentativi di suicidio. Uno dei curatori del libro, il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari, intervistato da Orizzonte Scuola, osserva che la solitudine è l'aspetto su cui più frequentemente i ragazzi si soffermano quando arrivano in ospedale. Il Covid ci sta ricordando che la scuola non è solo didattica, ma è molto di più. È il luogo dove si sperimentano le relazioni con i coetanei, spesso mediate da adulti, che hanno una funzione educatrice molto importante. A 13 anni il confidente principale è il compagno di banco e perderlo provoca smarrimento. Secondo Vicari, rendere più coinvolgente la didattica a distanza è una delle cose che si potrebbero fare. Un'altra
sarebbe quella di vaccinare quanto prima gli insegnanti e tutto il personale scolastico per dimostrare che abbiamo compreso l'importanza del loro lavoro sociale con i ragazzi. Siamo in chiusura, grazie professoressa Viola, grazie professor Rappuoli, grazie Alessandro Sallusti, grazie Lina Palmerini, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Giovanni Floris al suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.